Se non si dovesse ampliare la discarica di Cerratina, con i mancati ricavi dai conferimenti e l'aumento delle tariffe, i costi lieviterebbero a 3.600.000 euro l'anno. Parte da questo esempio che toccherebbe le tasche dei 67 comuni soci e della popolazione servita da Ecolan, il presidente della SPA Pubblica dei Rifiuti Massimo Ranieri, nell'incontro con la stampa e alcuni sindaci soci durante un nuovo sopralluogo alla discarica consortile di Lanciano. Dopo oltre un mese di dibattito, più sui mezzi di stampa che nei tavoli politici, Ecolan fa il punto sul progetto di ampliamento, che a dire il vero al momento non c'è ancora, precisa di nuovo Ranieri, in quanto esiste soltanto un'ipotesi di perimetrazione. Ranieri ha anche precisato i numeri della discarica. Restano 4 anni di vita per un conferimento di 330.000 metri cubi, che per la metà sono rifiuti consortili. Il resto, dice, viene accolto per calmierare la tariffa, che altrimenti costerebbe 160 euro a tonnellata invece degli attuali 82,5. Anche i nostri comuni soci conferiscono in altri impianti, aggiunge il presidente Ecolan. Ad esempio, i rifiuti indifferenziati dei comuni soci vengono trattati al TMB di Sulmona del Coggesa, altra società pubblica come Ecolan, ma di proprietà dei comuni della Valle Peligna, che poi rimanda a Cerratina il residuo secco. Cosa accadrebbe, chiede Ranieri, se Coggesa rifiutasse di ospitare i nostri rifiuti? Dove andremo a conferire e a quale prezzo? Tra i sindaci intervenuti anche Pino Finamore di Villa Santa Maria, presidente del controllo unitario, che propone un confronto con il fronte del no, appena elaborato il progetto di fattibilità. È vero che dobbiamo ampliare la discarica, è vero che deve essere fatta nel modo migliore, ma deve essere fatta con un confronto, quindi io chiedo già da tempo al presidente Ranieri di poter invitare tutta la parte che ha dei dubbi, dopo chiaramente che sarà stato elaborato un progetto, perché sino ad oggi il progetto non è stato ancora elaborato, e quindi poter arrivare ad una sintesi, perché l'ampliamento è necessario per la Ecolan e quindi per i 67 comuni. E anche perché non dobbiamo dimenticare che Ecolan non fa nient'altro che gli interessi dei cittadini, che a volte, molte volte, quando ci lamentiamo dei costi della Tari, non pensiamo che un ampliamento magari di questa discarica potrebbe comportare un aumento smisurato dei costi. Noi non lo facciamo solo per quello, lo facciamo anche perché è una società pubblica ed è una delle poche società pubbliche in Italia che funzionano molto bene.